Amministrazione condivisa, una nuova frontiera, il tema al centro di un convegno voluto dal CSV e dal Forum del Terzo Settore. L'evento si è svolto al Mumi di Francavilla al Mare e alla luce della riforma si parla di una nuova stagione nei rapporti tra enti del terzo settore ed enti pubblici a favore della collettività. Casto Di Bonaventura, presidente CSV Abruzzo ETS. Si tratta di quanto viene definito in maniera particolare dall'articolo 55 del codice del terzo settore e anche seguenti 56 e 57, che parla di una attiva collaborazione e quindi del dovere in qualche misura delle amministrazioni pubbliche di tener conto degli ETS nella formulazione dei programmi e dei progetti. Quindi si tratta di coprogrammazione e coprogettazione. Quindi sdogana in qualche maniera un modo di lavorare che da qualche parte era già cominciato, ma che ha bisogno di una crescita culturale sia da parte dell'ente pubblico che da parte degli enti del terzo settore. Quali i benefici per i cittadini? Gabriele Perfetti, portavoce regionale Forum Terzo Settore Abruzzo, chiarisce. Per i cittadini immediatamente c'è la rilevazione appunto del bisogno. Attraverso la coprogrammazione gli enti del terzo settore, ma anche gli stessi cittadini, possono proporre, ad esempio, un progetto da portare sulla comunità e con la progettazione tentare di calzare quello che è un bisogno rilevato che possa poi portare benefici direttamente alle persone che chiedono una risposta o comunque una soluzione. Chiara Tomassini, presidente nazionale CSVNet, puntualizza come questo sia un momento particolare per il terzo settore che tanto può dare soprattutto in sinergia con altri enti. E quindi riuscire a stabilire un dialogo diretto con la pubblica amministrazione tutta considerata è fondamentale, ma è fondamentale anche per costruire una visione di comunità, una visione di territorio, anche una visione di sinergia tra ruoli diversi, funzioni diverse, che però tutte puntano al benessere delle persone che vivono all'interno della società civile.